Salve a tutti, oggi parleremo di una notizia che ha fatto un certo scalpore, il risarcimento di 1.400.000 euro alla famiglia di un militare morto per il cosiddetto uranio impoverito. Oggi affronteremo ogni minuzia di questa notizia in maniera da cercare di chiarirla il più possibile. Qui in studio con noi abbiamo il maresciallo Domenico Ligero, che è il fondatore del sito Osservatorio Militare, l'avvocato Tartaglia, che si è occupato di questa sentenza, che ha combattuto per ottenere questa sentenza, il colonnello Luigi Lista dell'Istituto Generale di Sanità Militare e il colonnello Roberto Rossetti, che è un ematologo e si è occupato in particolare di questi argomenti. Poi abbiamo due ospiti, la Salvina Pirosa, vedova del maresciallo Bongiovanni, e il Enrico Laccetti, comandante del centro operativo per l'emergenza della Croce Rossa. Anche loro hanno subito i danni di quello che si suppone sia il cosiddetto uranio impoverito. Ne parliamo, però prima di parlarne vediamo di dare la notizia corretta. Sì, in effetti si tratta di una sentenza per un militare deceduto originario del Salento, Alberto Di Raimondo, siamo stati autorizzati a fare il nome, mentre invece ci sono state, prendendo spunto da questa sentenza, ci sono state delle agenzie che indicavano altri decessi, altre situazioni, altri contesti che non c'entrano assolutamente nulla. Il resoconto della sentenza può essere visto sul sito osservatoriomilitare.it. Quindi le altre cose che sono uscite in seguito noi non sappiamo a chi sono riferite e perché sono state date così alla stampa. In studio con noi c'è Flaviano Masella, che si è occupato, ha fatto diversi servizi su questo argomento e che ci racconterà la situazione particolare di un caso, il caso che riguarda per l'appunto la signora Bongiovanni. Nel 2000, signora, suo marito dov'era? Dov'era in servizio? Sarajevo. Ecco, quando è tornato era in salute o ha avvertito subito dei problemi di salute? Già subito, subitissimo proprio. Come spiega che sia stato appunto inviato a Sarajevo e poi al ritorno abbia avuto questi problemi in salute? Poi quali erano anche questi problemi? I problemi erano che intanto è partito che stava benissimo, anzi in salute perfetta. Poi i problemi sono stati praticamente dopo che è finita la missione, praticamente tornando sentiva questi forti dolori alle gambe, alla schiena, non potendosi reggere nemmeno all'impiedi. Tanto è vero che poi è iniziato ad entrare ed uscire dagli ospedali continuamente. Lui che lavoro ha svolto lì nella ex Jugoslavia? Fuori. Era di pattuglia, sempre fuori, di notte, di giorno, tranne quando dormiva naturalmente. Ecco, quando è rientrato in famiglia, qual è stata la situazione che avete vissuto? Quindi quanto tempo è durata la sua malattia? 7 anni. 7 anni. Tra cui un anno e mezzo si è paralizzato. Un anno e mezzo prima che morisse si era già paralizzato tutto. Ecco, ci può anche raccontare nei dettagli cosa avete cercato di fare, cosa avete anche chiesto? Di tutto e di più, di tutto. Anche andando nell'altro capo del mondo, diciamo sì, perché l'altro capo del mondo per noi è stato l'America. Rimanendo lì 2 mesi, lontano dai figli, naturalmente, anche perché la cosa psicologica ti trasmette anche ai bambini, naturalmente. Però non c'è stato nulla da fare, naturalmente. Senta. Ospedali, Bologna, Ravenna, Roma, anche giù da noi, nelle nostre parti. Lui... Non potendo capire, prima da noi non capivano che fosse, perché non se lo spiegavano questi dolori. E poi finché siamo stati a Grottaferrata, in provincia di Roma, e poi hanno fatto una risonanza magnetica ed è stato lì che è stato riscontrato questo male. Io sono... E lì è iniziato il calvario.
Noi ci siamo conosciuti già qualche anno fa, proprio era appena morto suo marito nel 2007. Sì, 2 anni fa con l'esattezza. Abbiamo realizzato un servizio sempre su questo tema. Lei, mi ricordo, mi accolse in casa con la divisa di suo marito, perché appunto voleva sottolineare il fatto che suo marito adorava il suo lavoro, era molto legato. Adorava, lo amava più che altro, era la sua vita anche dopo i suoi figli naturalmente. Però lui amava andare a lavorare. La cosa più tragica è stata poi quando è dovuto ritirarsi, naturalmente. Anche se i suoi colleghi lo tenevano sempre informato, chiedendogli qualcosa, tenendolo un po' partecipe alle loro cose, naturalmente nel piccolo possibile che potevano. Anche lui lì si sentiva un po' rallegrato, che si sentiva cercato nell'ambito del suo lavoro. Voi avete 3 figli, tra l'altro il primo ha voluto proprio seguire le orme del papà. Sì, adesso questo è il secondo anno che sta facendo, ovviamente adesso è nell'esercito, è su a Torino, e poi c'è Dario, ancora non sappiamo quello che vuole fare, e poi c'è il piccolo che ha 14 anni, uno 21, uno 18, che tra l'altro anche il piccolo è quello che ha avuto più traumi dalla perdita del padre. Quanti anni aveva quando il papà si è ammalato? Lui aveva 5 anni. Ed è stata la cosa più peggiore che lui avesse potuto... Un bambino di 5 anni, immaginate, vedere il papà, che non c'eravamo mai, più che altro perché non c'eravamo mai a casa o tra ospedali. E poi la cosa traumatica è quei 2 mesi a Boston, quelli che sono stati più brutti per lui. Anche perché anche lei si è dovuta assentare, immagino, dalla famiglia. Certo. Lei cosa chiede adesso, signora, quindi? Qual è la sua richiesta? La mia richiesta è che la prima, che di avere un non di cioè mi interessa solamente che vada tutto nel migliore dei modi di questo fatto, questa sono stata contenta di questa cosa che è stata accettata, diciamo, dell'uranio impoverito, che si accetta, perché non è così, perché le persone che partono che stanno bene, io non credo, perché hanno fatto 1 mese di addestramento prima di essere inviati a fare questo dovere, questa missione di pace. Perciò, come non si spiegano il fatto che questi ragazzi, la maggior parte, che partono e ritornano tra morti e tutti ammalati, perché lo Stato non vuole farlo questo tipo di discorso, diciamo? Ci può dire, signora, la patologia anche, cosa è stato riscontrato a suo marito? Sì, un cordoma. E quindi si è ammalato subito, lei diceva, nel 2000, ed è morto nel 2007, sono stati poi 7 anni di... tentativo di cure. Lunghissimi, bruttissimi, 7 anni bruttissimi. Che tipo, signora, comunque era questo? Ma dolori atroci, troppo atroci. Erano laceranti per lui, troppi, non so come spiegarglielo, perché a volte gli dicevo: se potrei dividerli con te, li dividerei, ma non è possibile. Però lui lo stesso non si lamentava quasi mai, dicendo di non farsi vedere dei suoi figli così sofferenti a questa cosa. Però purtroppo, quando iniziavano i dolori, nemmeno la morfina ci poteva fare niente a volte. Però diciamo che l'abbiamo un po'... Poi ha fatto della chemio anche l'ultimo anno, diciamo, già era paralizzato, hanno insistito a fare questo tipo di chemio. Ha fatto anche la chemio sperimentale con il Glivec, ma non è servito a niente. La chemio normale, con la radioterapia ai protoni che hanno fatto in America. Però purtroppo, come Grazie. Ben sa, non è successo qualcosa di bello, anzi, Grazie, di brutto. Signora. Rimanga collegata, signora, poi magari se vuole intervenire possiamo ritornare su di lei. Allora, tenendo presente queste situazioni qua, che sono situazioni molto dolorose, ma anche molto difficili da analizzare, voi come avete impostato il vostro lavoro, la vostra causa in tribunale, prendendo quali parametri, cercando di dimostrare quale collegamento? Voglio chiedere scusa in primo luogo ai telespettatori per la mia bardatura dovuta a un incidente, purtroppo. E sono qui perché la questione è molto importante. La sto seguendo ormai da quasi 10 anni
Allora bisogna partire da un presupposto, che la responsabilità civile non necessita una prova di certezza sul nesso di causalità, ma è sufficiente che si dia la prova del più probabile che non. Cioè, in presenza di una prova del 51 probabilità su 100, esiste il nesso di causalità di tipo medico-legale ai fini risarcitori. Questo purtroppo gli oncologi non lo capiscono. E quindi molto spesso, di fronte a delle patologie che non si conoscono, perché fino all'altro ieri i militari italiani non erano impiegati in queste missioni cosiddette di pace, per cui non si trovavano ad operare in territori contaminati da ordigni bellici, i cui effetti sono sconosciuti rispetto a possibili patologie tumorali. Quindi qui il ragionamento, secondo me, va reimpostato. Un grosso passo avanti è stato fatto ed è stato un grosso sostegno per me, che cercavo di dare una, come dire, una sistemazione giuridica a questo argomento nuovo, è stato fatto a seguito delle leggi che in qualche modo hanno riconosciuto la sussistenza in primo luogo delle particolari condizioni ambientali. Questo è stato un, io lo devo, quando devo accusare qualcuno lo faccio, però quando devo dire che c'è stata una grossa mano in questa battaglia da questo dato normativo che in qualche modo ha messo un punto fisso sull'esame di questa questione. Quindi già l'amministrazione deve, in primo luogo in presenza di una domanda, deve valutare se sussistono le particolari condizioni ambientali. Inizialmente la legge era generica, per cui le particolari condizioni ambientali potevano essere di vario tipo: l'inquinamento bellico, la situazione stressogena, perché i militari sono chiamati ad operare in ambienti dove sono possibili attentati, anche se la guerra lì è finita, però ci sono delle continue insurrezioni, è una situazione di continuo allarme. Quindi il tipo di vaccinazioni, bisogna partire all'improvviso, quindi le vaccinazioni vanno fatte come vanno fatte, a volte anche non potendo seguire quelli che sono i protocolli vaccinali. Quindi una serie di cause o con cause che unite insieme costituiscono un cocktail esplosivo rispetto alla salute del militare, che effettivamente quando parte è perfettamente sano. Colonnello Lista, il Ministero assume lo stesso atteggiamento rispetto a questa problematica, a queste patologie? Dal punto di vista legale, questo ragionamento viene assunto anche dal Ministero della Difesa? Sì. L'avvocato ha messo bene in evidenza il fatto che il legislatore negli ultimi due anni in effetti è arrivato a riconoscere, a prevedere attraverso un istituto normativo che è appunto il DPR 243, perché sono due importantissimi, 243 del 2006 e il DPR 37 del 2009, praticamente l'ultimo poi peraltro completa il primo. Che cosa si è fatto? In effetti si è intanto prevista sul nesso causale un qualche cosa che finora non era stato previsto, cioè si è andata a dire che accedono a un certo istituto, quindi praticamente c'è una equiparazione addirittura alle norme che riguardano gli istituti normativi previsti per le vittime della criminalità organizzata, delle stragi, laddove si riconosce una particolare condizione ambientale o operativa nel fatto di servizio che viene denunciato, che viene accertato, in effetti si accede a questi benefici. Cosa sono queste particolari condizioni ambientali o operative? Ha detto bene l'avvocato, cioè noi non siamo in guerra con nessuno, però partecipiamo alle missioni internazionali, perché peraltro il requisito del 243 attiene ai nostri militari, ma attiene anche a tutti i dipendenti pubblici, perché non è solo certo. per i militari, al personale che è inviato in missione nazionale o internazionale. A questo punto, verificato questo requisito, verificato che il dipendente si è venuto a trovare in particolari condizioni operative, cioè quelle che hanno esposto a maggior fatica, quelle che hanno esposto a rischi ambientali, rischi
di tipo generico aggravato anche, o specifico, perché possiamo avere i tre livelli di rischio, sono generico, generico aggravato, rischio specifico. A questo punto, se la causa di servizio si può ricondurre a queste condizioni, praticamente si è nella condizione di essere considerati equiparati. Ma non solo, a questo punto noi avremmo tutelato solo i militari in missione. Il 37 va in un certo senso, il DPR 37 del 2009, va un po' a completare, diciamo un po' i destinatari, perché ovviamente prende come destinatari anche le situazioni, per esempio, di chi opera nei poligoni nazionali, sì, o dei cittadini, quindi non sono solo i dipendenti militari, dei cittadini che abitano nel raggio di un chilometro e mezzo, e praticamente c'è un adeguamento degli indennizi, perché sono stati stanziati è stata stanziata una certa somma, c'è un allargamento dei destinatari, perché si individua la causa quale? Quella dell'utilizzo, dell'esposizione alle nanoparticelle e all'uranio impoverito, per cui a questo punto si è completato lo scenario dei destinatari e delle possibili cause che possono determinare la morte o invalidità permanente. Ma c'è una cosa nuova. In effetti si deve pagare il danno, un danno che per la prima volta comprende, oltre che il danno alla capacità lavorativa, quello che si indennizzava fino a poco tempo fa con le tabelle di guerra, le tabelle allegate alla pensionistica di guerra, paga il danno alla capacità lavorativa, il danno biologico, e per la prima volta introduce il danno morale. Per cui le commissioni mediche competenti devono fare una valutazione unitaria del danno attraverso una formula che arriva a stabilire quel numeretto espresso in percentuale che comprende danno biologico, danno morale e riduzione della capacità lavorativa. Ovviamente il caso morte è riferito al massimo, certo, dell'indennizio. Colonnello Rossetti, questo tipo di sentenza può creare dei malintesi, ad esempio sulle responsabilità dell'utilizzo, sull'utilizzo dell'uranio impoverito? Ci può essere una forzatura nell'attribuire all'uranio impoverito responsabilità che sono ancora poco chiare? Mi sembra di capire che forse i dati che lei ha possono sostenere che non ci sia un rapporto diretto. Prima volevo fare una piccola premessa riagganciandomi, visto che sono, sì, stato chiamato in causa dall'avvocato. Penso di essere l'unico comunque in questa stanza che vede il problema da tutti e due gli aspetti. Primo, perché sono l'ematologo responsabile del Dipartimento di Immunematologia del Policlinico Militare, e secondo perché, come testimoniano queste bandierine, ho partecipato, tra l'altro anche nel periodo in cui ha partecipato il marito della signora, a 3 missioni in 3 anni nei Balcani e soprattutto a 3 missioni in 3 anni a Nassiriya, e sono stato anche il primo medico italiano che nel luglio del 2003 è andato a Baghdad. Quindi il problema l'ho vissuto anche sulla mia pelle, quindi l'attenzione che sempre emetto nello studiare qualsiasi problema in questo caso è stata molto più alta. E in questo mi piace ricordare una frase che in alcuni convegni a cui ho partecipato su questo argomento ho tratto dal generale MacArthur, che diceva, perché qui qualcuno ogni tanto lo dimentica, che il soldato più di qualsiasi altra persona prega per la pace perché dovrà sopportare e soffrire le più profonde cicatrici della guerra. Quindi ci deve essere anche da parte dei giornalisti o dei familiari eccetera un'attenzione verso di noi, che certo, siamo sicuramente dalla parte giusta, non contro, perché il nostro compito è di il più possibile arrivare alla verità, perché ne vale della nostra vita, a cui rispondiamo, dico sempre, ai miei figli, alle mie figlie, ai miei genitori. Premesso questo, e non è vero che gli ematologi e gli oncologi non conoscono il sistema largheggiante del nesso di causalità, tra l'altro noi conosciamo quello scientifico obiettivo a cui ci rifacciamo, ma quando è stato il momento di consigliare ai nostri superiori su come comportarsi nel riconoscimento delle cause in questi casi, siamo stati noi i primi a dire che forse, non essendoci certezze scientifiche, e non ce ne sono a tutt'oggi, forse bisognava introdurre un riconoscimento, un nesso di causalità largheggiante, cioè che
che è applicabile, come sapete, al contesto assicurativo, ha un'alta valenza sociale, scarso rispetto egalitario, non è obiettivo ed è affidato alle capacità peritali, è legato alle disponibilità economiche dell'ente erogatore e viene spesso invocato in contese di politica ambientale e stravolge il principio di cautela. Quindi noi lo conosciamo e siamo stati noi stessi a dire che questo era il momento di utilizzarlo proprio a tutela nostra. Un'altra cosa, perché è vero che si possono dire tante cose, però alcune cose vanno sottolineate. Il tempo di latenza, che non sento mai introdotto in questi discorsi. Io ho profondo rispetto e dolore per quello che ha vissuto la signora, ma un militare che appena tornato dalla missione ammala di una malattia onco-ematologica, diciamo, fa dubitare, non che abbia, poveretto, la malattia, ma che l'esposizione sia avvenuta in quella missione, perché tutti gli studi che prendiamo, ma non studi militari, studi di organizzazioni scientifiche ben più importanti di noi, e qui potrei farvi perdere un po' di tempo, ci dicono che per alcune patologie ci sono dei tempi di latenza ben definiti, e per la patologia della signora, del marito della signora, i tempi di latenza sarebbero stati un po' più lunghi. Questo non significa che non debba accedere ai benefici, eccetera. Era solo perché se no possiamo dire tutto, il contrario di tutto, senza tema di smentita. Assolutamente d'accordo. Ligero, allora, si volta pagina, è possibile riuscire a dare un risarcimento, come abbiamo detto, e anche un riconoscimento anche morale, come è stato detto, a queste persone che hanno praticamente costituito l'oggetto della sua attività negli ultimi anni? Allora, guardi, devo dire che da 2 anni a questa parte il rapporto è definitivamente cambiato, non ci sono più 2 altari, ma c'è più o meno un tavolo che cerca di arrivare alla risoluzione. Ci sono dei punti che sono essenziali e fondamentali. Uno di questi, e lo diciamo dall'esterno, è che, e questo è un po' un vezzo tutto italiano, consentitemi, che ognuno lavora nei suoi compartimenti stagni, cioè l'oncologo ha le sue linee, il fisico nucleare ha le sue linee, il geologo le sue, il dietologo le sue. Se noi riuscissimo a far ragionare tutte le teste, probabilmente arriveremmo a una soluzione, perché c'è una sola materia che non sarà mai la stessa da qui all'eternità e non sarà mai priva di una scoperta del domani e della medicina. Per cui tutto ciò che in questo momento si conosce non è giusto che possa valere la prossima volta. Allora, tornando al discorso della latenza, io mi chiedo, ed è questa la domanda forse che dovremmo farci, se normalmente un tumore, non ricordo nemmeno il nome che aveva il marito della signora, ha una latenza X, ha un modo X per esprimersi e diciamo nasce in modo naturale, in modo genetico, no? Può essere equiparato ad un tumore che nel caso specifico abbiamo analizzato in un certo modo e al cui interno sono stati trovati delle particelle? Allora io mi chiedo, a questo punto è giusto porsi una domanda: il tumore può nascere in un solo modo o ci sono più modi per cui possa svilupparsi un tumore? E nel momento in cui noi scopriamo questa anomalia, no? È possibile che possa essere causata quella? Ecco, io credo che questo sia l'argomento di discussione. Devo dire che ci stiamo arrivando. Poi c'è l'aspetto giuridico, ovviamente. Io sto facendo un programma di studio, no? Però poi giuridicamente bisogna inquadrarlo in un altro modo. Però... Ma questo nella scienza, cioè, ovviamente si parla anche di questo, e rifacendosi a una pubblicazione tra l'altro di tanti anni fa del professor Pancheri, noto psichiatra romano, che anticipò di tanti anni con un libro che era Stress, emozioni e malattia, ed è il discorso in parte che ha citato anche l'avvocato, e su questo sarei molto più d'accordo. Cioè è vero che il militare che va fuori area, in una situazione disagiata, lontano da casa, in una situazione spesso anche di paura perché non sa cosa trova, è documentato dai lavori che partono dal professor Pancheri che ci sia una riduzione del sistema immune, laddove una neoplasia che sta per uscire fuori sicuramente può trovare una velocizzazione proprio per l'abbassamento delle difese immunitarie, ma questo sempre stiamo dicendo a favore del riconoscimento, certo, non stiamo contestando. No, ma io non... Era solo per cercare di dare un'area certo, anche no, più scientifica. Certo, no, ma colonnello, io vorrei dire una cosa, perché sennò poi non riesco a probabilmente a farmi comprendere le cose. Allora, prego. Il discorso fino ad oggi, il dottor Leggero diceva, da 2 anni a questa parte le cose sono cambiate.
io potrei dire stiamo dialogando, ma non per fare discorsi di carattere politico, con un ministro che è anche un avvocato. Quindi questo è, secondo me, un pregio, perché riusciamo a farci comprendere, certo, dalla parte politica. Probabilmente dai militari no. E allora io mi innervosisco. Ma perché? Io mi innervosisco quando si dice ancora... Allora, se parliamo di concause, tutti i fattori che possono abbassare le difese immunitarie sono concause. Ma qui stiamo parlando dell'uranio impoverito. Non possiamo dire che non fa male l'uranio impoverito. C'è una legge che riconosce che l'uranio impoverito fa male. Tant'è vero che riconosce degli indennizi. Indennizi in chiave giuridica significa risarcimenti. L'indennizzo viene dato, è un risarcimento che viene dato a prescindere dalla colpa di qualcuno. È quindi una patologia, c'è un rischio tipizzato. Non possiamo parlare o contorcerci sul fatto che Tizio ha detto che lo stress... Siamo d'accordo, il professor Pancheri, che sarà bravissimo, non lo metto in dubbio, dice una cosa valida. Ma qui, oltre a questi fattori, c'è l'uranio impoverito. Il legislatore ha tipizzato, ha detto l'uranio impoverito fa male. Non possiamo continuare a dire non è così. Ora, che non ci sia la certezza che sia quella, e qui ci sarebbe una responsabilità addirittura di tipo penale, che non interessa a nessuno, perché bisogna andare ben oltre il più probabile che non. Bisogna arrivare alla oltre ogni ragionevole dubbio, quindi bisogna dire 99,9 su 100. E sulle patologie tumorali, io questo penso... Lei me lo insegna sicuramente, non lo si può dire in questi termini, mai o quasi mai. Ma in presenza di un rischio tipizzato, qual è quello dell'uranio impoverito, un risarcimento danni in presenza di leggi di questo tipo mi pare che debbano necessariamente arrivare. Avvocato, non per interromperla, ma intanto volevo sapere dalla signora... Se ci sente, signora Bongiovanni? Sì, se lei ha avuto un risarcimento per la malattia di suo marito, per la morte del suo marito? Niente di niente. Adesso volevo mandare in onda un breve filmato, se la regia può mandarlo in onda. Guardate questo filmato, è un documento eccezionale. Riprende un'operazione di bonifica nei Balcani, dove la NATO ha sganciato circa 11.000 proiettili all'uranio. Nell'agosto del 96 a Vukanovici, circa 100 km da Sarajevo, è in svolgimento l'operazione denominata in codice Vulcano. Vi partecipano militari italiani, francesi e spagnoli. Lo scopo è quello di distruggere materiale bellico trovato sul posto. I militari trovano un deposito con un quantitativo enorme di armi di tutti i tipi. Vengono trovate munizioni di ogni provenienza, tritolo, mine, razzi, proiettili calibro 12,7 che sono stati fabbricati anche all'uranio, anche missili. Ci sono anche degli accenditori per mine a funzionamento chimico, di cui non si conosce la composizione. Tutto questo materiale viene distrutto. Come? Guardate, viene scavata una buca dove vengono messe le munizioni. E poi... Queste immagini sono state girate a più di un chilometro di distanza. Lo spostamento d'aria arriva fino alla telecamera. L'incredibile colonna di fumo e polvere raggiunge 2000 metri d'altezza. E l'accampamento dei nostri soldati, dove mangiano e dormono, è a qualche centinaio di metri in linea d'aria dalle colonne di fumo e polveri. E quando non hanno dormito nelle tende, i nostri soldati hanno riposato in edifici bombardati come questo, l'ex ospedale pediatrico, divenuto la sede del comando Brigata Sarajevo Nord. Passata mezz'ora dall'esplosione, si torna sul posto e tra le polveri ancora in aria, a mani nude e senza maschere, si ricomincia l'operazione. Guardate il cratere che si è formato, è profondo circa 20 metri. Sulle pareti si vedono delle macchie bianche formate dall'ossido dell'esplosione. Quante volte al giorno ripetevate quell'operazione? 18 volte, tra noi e gli alleati. Senza alcuna protezione? Senza alcuna protezione. Avete
trattato così anche il materiale da bonificare, cioè il materiale non esploso? Abbiamo bonificato tutte le zone, compresi i siti indicati come soggetti a bombardamento all'uranio. Voi non siete stati avvertiti perché? Questo non possiamo saperlo e non possiamo dirlo. Probabilmente erano delle misure di prevenzione ad alto costo che non potevamo permetterci. In quanti eravate a fare quel tipo di bonifica? 15 persone. E in quanti avete avuto problemi? Problemi 4 persone, e 2 malati direttamente e altri 2 colleghi hanno avuto figli, uno a testa rispettivamente, con delle malformazioni genetiche. Lei è anche malato? Sì. Figli di soldati italiani impegnati nelle missioni in Somalia e in Bosnia, nati con malformazioni genetiche. Secondo fonti militari, che tuteliamo per riservatezza, sarebbero almeno 7 neonati con patologie simili a quelle dei soldati americani reduci dalla guerra del Golfo, e cioè con malformazioni al palato e agli arti. Bene, allora, a me interessa non tanto fare un discorso sulle responsabilità, ma fare un discorso sulla prevenzione. Si è in grado oggi, in questo momento, di vedere anche le soluzioni a questo tipo di problemi? Flaviano. Sì, ospite qui con noi c'è anche Emerico Laccetti, comandante del centro operativo della Croce Rossa. Lei, lo scenario è sempre lo stesso, sempre la ex Jugoslavia, lei è stato lì in quali anni? Sì, sono lì in più riprese, ho fatto svariate missioni dal 92 al 99, in più volte, insomma, sono già un po' tutta l'ex Jugoslavia in più riprese. Ecco, lei mi diceva una quarantina di missioni. Beh sì, alla fine sì, sono state circa una quarantina di missioni. Non potendo noi entrare appunto in merito a causa, effetto, preso la malattia lì, no, però possiamo descrivere lo scenario, cioè lei quando è partito ha fatto delle visite mediche, quali sono stati quei tempi della sua malattia? Noi abbiamo fatto, prima quando siamo partiti, naturalmente è successo tutto un po' all'improvviso, quando siamo partiti siamo stati vaccinati, alcune vaccinazioni le abbiamo fatte anche direttamente sul posto perché non facevamo in tempo a farle. Siamo partiti, siamo andati sul posto, non si era mai parlato di armamento da impaurito, io sono un ufficiale, quindi a me, io ero il primo a doverlo sapere perché se no non potevo comunicarlo al mio personale. E siamo stati, andavamo in giro, abbiamo notato, cioè in realtà noi avevamo un atteggiamento, diciamo, con l'attenzione che deve avere il militare, quindi mi rifaccio a quello che diceva giustamente il colonnello, cioè il militare deve andare lì e deve stare attento che il proiettile vagante o non raccoglie la cosa per terra, o perché l'attentato ci sta, o il rapimento, diciamo, anche lo stesso potrebbe far parte, diciamo, del gioco, se di tale possiamo parlare, ma mai e poi mai sto parlando era impoverito. E se come il colonnello è stato anche lui in molti posti, esattamente come sono stato anch'io, sa perfettamente che è di rito la foto vicino al carro armato bombardato o all'interno della casa matta fatta saltare per aria. Quindi se fossimo stati avvisati dei pericoli che correvamo, noi soprattutto, voglio dire, io sono ufficiale, sì, sono ufficiale della Croce Rossa, io sono ambasciatore di pace, quindi per me era proprio una gioia poter andare a aiutare quella gente che ne aveva veramente bisogno. Mi sono trovato a combattere io dopo con una malattia con la quale, per la quale grazie a Dio ho lottato con tutto me stesso. Ecco, e possiamo dire che lei oggi è guarito, ha vinto questa malattia. Guarito è una parola grossa, l'ematologo lo può... No, è una malattia, cioè la mia è un linfoma non Hodgkin, nella quale sono in rimissione, sono sempre con questa spada di Damocle che grazie a Dio tanto amo il mio lavoro che quando sono rientrato in servizio sono stato in Iraq, sono stato in Siria, in Georgia, in Giordania, sono tornato adesso da Sumatra, sono stato in Sri Lanka, perché è un lavoro dove io porto aiuto, porto speranze del domani, faccio il lavoro più bello del mondo, io indosso un'uniforme per portare aiuto alla gente, quindi assolutamente non... Cioè, vuol dire, la nostra non è una campagna fra virgolette contro l'uranio impoverito, perché non c'entra scarsamente nulla. Diciamo che è palese il fatto che l'uranio impoverito sia una delle concause, giustamente dice l'avvocato, che ha creato queste problematiche. Che cosa lo dimostra? Lo dimostra il fatto stesso che per esempio all'interno del mio tumore sono state trovate delle sostanze che in natura naturalmente non esistono, ma esistono soltanto quando un proiettile uranio impoverito colpisce una superficie dura. E tante sostanze, tante nanoparticelle di ceramica. Quindi o io nel frattempo ho vissuto all'interno di un alto forno,
cosa probabile, ma garantisco che non è così, o altrimenti adesso non ti spiego. Beh, certo, lei effettivamente è stato a lungo, dal 92 al 99, sì, e il tumore l'è stato riscontrato proprio... A fine del 99, diciamo all'inizio del 2000, io, mentre il mondo festeggiava l'avvento del nuovo millennio, il primo gennaio del 2000 sono stato ricoverato al Forlanini dapprima per prendere, perché c'era questa massa di 24 centimetri che occupa il mediastino, per dare un nome a questo mostro, questo feto che nasceva all'interno del mio corpo, un mostriciattolo di 24 centimetri, al quale mi hanno dato un nome brutto per quanto era, perché si chiama un linfoma non Hodgkin, a grandi cellule, ad alto grado di malignità, cosa da una parte che mi ha spaventato, ma dall'altra positiva, perché più è cattivo, meglio reagisce alle cure. Ho fatto 12 cicli di chemio, ho fatto 20 cicli di radioterapia, 12 cicli di chemio, ho tutte le problematiche, ti può portare la chemioterapia, unghie che ti si sfilano, vesciche e quant'altro. Contenga presente che ho 3 bambini, il più piccolo all'epoca aveva 3 mesi, quindi è stata... E siccome sono una persona che proprio non molla per principio, mi sono messo sotto e ho cercato di combattere questa malattia. Dall'altra parte sono stato fortunato perché ho incontrato sulla mia nella strada in maniera assolutamente fortuita una telefonata del buon Leggero, mi chiamò e disse: senta, mi scusa, la disturbo, non ci conosciamo, ma sa, ho saputo che lei è stata così, stiamo vedendo, stiamo valutando, c'è la possibilità che forse anche lei sia stato vittima di... E io ho appreso da poco da un giornale di quelli che gratuiti che appunto si parlava di questo accendere impoverito. E io in quel periodo stavo malissimo perché stavo facendo il secondo ciclo di chemio che dura moltissimo, crea confusione mentale, perdi sensibilità, sono 4 cicli, il primo e il terzo sono uguali, il secondo è lunghissimo, non finisce mai, il quarto è molto veloce ma ti porta una febbre a 40 e nulla, quindi lui mi indirizzava dall'avvocato Tartaglia. La cosa buona, io dico la verità, poi non sono un tipo che metto a fare, come dicevo prima, non ho nessun tipo di interesse, non c'è contesto. Infatti volevo chiederle proprio questo, lei ha 3 figli, tanti suoi colleghi hanno dei figli, lei mi ha detto: io quello che voglio è che i nostri militari siano tutelati. Ma assolutamente, infatti come dicevo io, grazie a loro sono entrato, ho cominciato a capire un po' come stava la faccenda e... Quello che si chiede, che deve essere chiaro, che tutti quanti si pensano esclusivamente che stiamo facendo questa lotta perché cioè abbiamo interesse, ora in politica non si usi più, o abbiamo interesse di avere un interesse risarcitorio, visto adesso abbiamo capito bene qual è il termine giusto. Fondamentalmente noi vogliamo che la nostra gente sia tutelata. Cioè io porto un uniforme esattamente come i colonnelli qui davanti a me e credo che proprio per un comandante di uomini il primo obiettivo è poter avere la serenità di andare a casa e dormire di così, ho fatto di tutto affinché a nessuno dei miei capitasse qualcosa. Poi ho detto che il proiettile vagante ti colpisca, che salti su una mina, che c'è tutto, è un ingaggio che tu lo prendi a scuola chiusa. Non a quelle cifre pazzesche che dicono i giornali, a cifre molto, ma molto, molto più basse, però l'ho deciso io, lo voglio fare, mi piace farlo, lo faccio, va bene così. Ma tu mi devi dire tutto quello a cui vado incontro. Tu mi devi dire se ho questo pericolo, se c'è questa possibilità che io, comportandomi in una certa maniera, avendo un atteggiamento che a volte può sembrare all'occhio altro, vabbè, ma che fai, che ti metti a fare? La foto dentro alla casa che è esplosa, non si fa? Si fa, si fa. Perché lo fanno tutti, perché è una cosa normalissima, perché è un ricordo che tutti porterai avanti fra 20 anni, quando probabilmente seduto come un nipote seduto sulle spalle, sulle gambe, chi avrà la fortuna di averceli, potrà raccontargli la storia di quello che ha fatto il nonno. Tutto qua. Grazie, grazie. Allora, le immagini che abbiamo visto in Bosnia possono sostenere l'ipotesi appunto che c'entrino le sostanze di cui le armi sono fatte nella produzione di queste patologie? Sì, noi, attenzione, ragioniamo in due epoche ormai lontanissime da diciamo, non solo nel tempo ma proprio negli eventi. Cioè. Esatto. E lì stiamo parlando il primo anno di impiego, quando nessuno aveva detto determinate cose. Ora, grazie al cielo, fu chiarito tempo fa che determinate armi furono utilizzate. C'è stato ancora una coda di omertà, di muro, chiamiamola come ci pare, affinché si impedisse di studiare determinate cose. Poi, ripeto, da 2 anni a questa parte il muro si è quasi del tutto sgretolato e si riesce a dialogare, capire e studiare. Dobbiamo dire che adesso, a distanza di tutti quegli anni, i livelli di pericoli sono leggermente calati. Ci sono,
ma sono leggermente calati. In altre forme, in altre dimensioni, cioè smaltire l'uranio si vogliono miliardi di anni, però lo andiamo a trovare nella catena alimentare, non più nell'aria, per cui i nostri militari possono essere impiegati con una certa tranquillità, stando attenti di bere l'acqua che arriva dall'Italia o gli alimenti o quant'altro. Cioè, ma voglio dire, e queste sono misure obiettivamente già in atto. Ecco, che tipo di prevenzione può essere fatta? Partiamo sempre da due punti di vista che ancora non sono accertati, perché tutti i lavori, escludendo gli italiani, perché potrebbe sembrare che hanno un interesse non so quale, però andando a riferirsi a lavori di tutti i paesi che hanno partecipato alle missioni, quindi potrei citare ormai centinaia di lavori degli americani, degli inglesi, dei danesi e così via, di fatto anche con metodologie complesse tipo sottoporre i reduci dei Balcani al total body counter, oppure come hanno fatto i tedeschi, analizzare le urine per la ricerca dell'uranio impoverito dopo che erano tornati eccetera, non ci sono state prove su questo, tanto che negli ultimi anni si è pensato che, non avendo trovato l'uranio impoverito, potesse essere la causa delle malattie la presenza di nanoparticelle nell'organismo, che veniva aerosolizzato dopo esplosioni con proiettili all'uranio impoverito che portavano a temperature oltre 3000 gradi e quindi erano in grado di aerosolizzare anche metalli pesanti, ed è quello che in gran parte è successo l'11 settembre del 2001 a Manhattan con l'esplosione dei Torri Gemelli, che ha ricreato praticamente un ambiente alla centesima potenza di quello che si verificava magari sporadicamente all'esplosione di un palazzo o di un carro armato. Lì c'è stato un modello di studio clamoroso, perché l'esplosione è stata fortissima, i metalli pesanti presenti nelle Torri Gemelle erano tantissimi, si sono aerosolizzati e per mesi, anni, la popolazione di Manhattan la sta respirando, e quindi ci sono studi in corso su quello che sarà il risultato, ancora non lo sappiamo. Quindi la protezione, sicuramente evitare quello che si diceva prima, cioè se si arriva di fronte a un posto dove c'è stata un'esplosione recente, sicuramente delle protezioni, se proprio è necessario andare lì per porre soccorsi eccetera, protezioni, maschere, guanti, non portar via materiali ricordo, perché ho sentito anche questo, che qualcuno portava come ricordo addirittura il proiettile sparato eccetera. Quindi attenzione che oggi mi sembra, anche se con un po' di latenza e soprattutto se ci riferiamo al 96, sono state ben riassunte e sono a disposizione di tutti i militari che partono, e sono su anche il sito intranet delle Forze Armate, quindi questo è importante dirlo. Avvocato, su questa obiezione... Il colonnello è molto attento, perché è uno studioso, quindi molto cauto, quindi è, se mi concede, è tarato su elementi di certezza. Io come giurista devo seguire gli insegnamenti della giurisprudenza e quindi ho una taratura più bassa in chiave probabilistica, non di certezza, quindi su questo probabilmente esistono effettivamente degli studi che negano eccetera. Però volevo ricordare al colonnello, ma sicuramente ne è al corrente perché è persona molto preparata, che gli stessi americani, quando hanno fatto degli esperimenti sugli ambienti, su che cosa succedeva a seguito dell'esplosione di questi proiettili all'uranio impoverito nel 78 al poligono di Eglin, verificarono che l'ambiente era contaminato da queste nanoparticelle. Questo io penso sia la ragione per la quale un po' ha indotto voi studiosi al sospetto e quindi alla correlazione tra nanoparticelle e uranio impoverito, e poi ha spinto il legislatore a riconoscere questo specifico nesso. Quindi diciamo la stessa cosa, il colonnello è più cauto perché come oncologo, io in modo così ho percepito, vuole la certezza, il 100%, io come giurista invece per me è necessario il 51%, il 55%, e quindi questo è l'aspetto. Sicuramente i passi in avanti sono stati fatti, io questo lo devo riconoscere, rispetto alle missioni in Bosnia, in Kosovo. Oggi i militari vengono informati, ma c'è un'informazione più attenta, probabilmente anche
l'esercito italiano ha capito che queste armi non sono state utilizzate all'esercito, sono state utilizzate da altri, non sono prodotte dagli italiani, però purtroppo noi rispondiamo perché dobbiamo tutelare i nostri militari e i civili che sono sul posto. Quindi mi pare che stiamo dando l'esempio, un esempio di civiltà giuridica e tecnica, io questo lo posso dire, io ho contribuito in piccolissima parte nella mia modestia, ma anche sì. E lo Stato italiano e anche l'amministrazione militare sta, penso, dando lustro alla cultura giuridica italiana, perché quello che sta accadendo in Italia, in altri paesi europei e in America, questo non sta succedendo, io sono orgoglioso di questo. Io volevo dire proprio questo, certo. Attenzione, noi parliamo dell'esplosione del caso Uranio quando la professionalità era ancora in embrioni, se ben ricordiamo era un po' il passaggio tra l'esercito volontario, sì. Ora diciamo che questo concetto di forza armata professionale è decisamente più radicato. Quando parlo di radicamento del concetto professionale va dalla base ai vertici. Quindi non c'è più una necessità di coprire rispetto a un dovere da svolgere, ma c'è una volontà a capire come svolgere al meglio il proprio dovere dal basso verso l'alto. Certo. E questo dialogo, tra virgolette, che c'è stato dovrà servire proprio a questo. Attenzione, l'armamento all'uranio non è mai stato in dotazione alle forze armate italiane e guarda caso è in dotazione a quegli stati che producono questo armamento in virtù di come producono la loro energia con gli scarti delle energie. E anche in questo notiamo dei distinguo sugli studi poi fatti in seguito. Sarà una coincidenza? Non lo sappiamo. Noi comunque devo dire, sì, io mi sento davvero orgoglioso, diceva giustamente l'avvocato, di appartenere a questa forza armata, anche se ormai sono in pensione, però è orgoglio sapere e capire che si sta studiando per poter innalzare il livello professionale. Poi alla fine questo è quello che conta, professionalità, prevenzione e certezze del proprio ruolo in quel contesto. Un problema serio invece è la montare di questo risarcimento, e questo è il punto dolente, credo. Il Ministero in un momento così delicato come questa crisi economica può affrontare questo tipo di cause penali con questo tipo di cifre? E deve farsene carico la collettività. Noi vogliamo, questo io lo dico brutalmente, vogliamo che l'esercito sia professionale, vogliamo un esercito forte che dia lustro alla nostra nazione, dobbiamo farci carico di queste cose, non possiamo pretendere che i militari vadano allo sbando perché, e poi puntare il dito da qualche parte, bisogna farsene carico. In effetti per i militari che sono stati inviati in missioni nazionali e internazionali o che poi sono destinatari del TPR 37, in effetti c'è stata una equiparazione alle vittime della criminalità organizzata. E diciamo che ci sono degli indennizi aggiornati di recente, ci sono i 200.000 euro, cioè la speciale elargizione dei 200.000 euro aggiornata secondo l'Istat. Questo è un indennizzo, una tantum, che va a compensare cosa? La morte o quei gradi di invalidità dall'80% in su, perché a quel punto si è equiparati. In termini di indennizzo per le e invalidità inferiori, in effetti si va a compensare un danno per ogni ciascun punto, che poi è un punto che va a comprendere poi il danno morale, la capacità lavorativa, quel numeretto che dicevo, è pari a 2.000 euro più l'aggiornamento fisso. Però io devo dire anche un'altra cosa, che oltre a questa quota c'è anche uno speciale assegno vitalizio che poi viene attribuito secondo in relazione al grado di parentela della persona che è dipendente. Quindi forse andrebbe visto anche il discorso di andare a capitalizzare quelle che per esempio sono gli assegni speciali che, se non sbaglio, sono per ciascun avente diritto poi 1.300 euro circa, cioè 1.055 più 250, cioè quella somma capitalizzata andrebbe visto così, però non tocca a me, cioè, posso dire solo che c'è un qualche cosa, sì. E in base a quello che è disponibile viene a essere
Dicevo, bisognerà riuscire a risolvere il problema del mancato indennizzo per il caso della signora Bongiorno. Sì, in effetti abbiamo due o tre situazioni che, vede, anche con questa interfaccia si riescono a risolvere, perché tante volte tra burocrazia o numeri elevati che ci sono dei numeri piuttosto importanti. Quanti sono questi numeri? Qualcosa possa sfuggire. Quanti sono i casi in questione? Ecco, con questo, allora, noi siamo quelli contati tra l'osservatorio, sono 2538, di cui 174 decessi. Ovviamente, facendo un conto incrociato nel tempo, questo tavolo che si sta aprendo, sicuramente arriveremo a capire i numeri reali e direttamente correlabili. Ed affrontare anche il caso della signora. Ma il caso della signora è all'ordine del giorno, a dir la verità, è sul tavolo da un po' di tempo, cercando di capire per bene, proprio per la specificità della patologia, mi corregga l'oncologo se sbaglio, ci sono dei problemi e dell'altra documentazione che si sta producendo per capire perfettamente che anche quella patologia rientra nel caso uranio, ma siamo veramente alle porte coi sassi, si dice a Firenze, abbiamo quasi chiuso il cerchio, sia per la signora sia per altri tre o quattro casi piuttosto evidenti e frutto un po' di una perdita di documenti lungo. Posso aggiungere qualcosa a sostegno e condivisione di quello che diceva il colonnello? Esiste un principio in diritto, si dice compensatio lucri cum damno, cioè questi indennizi vanno imputati in conto risarcimento, attenzione. Quindi non è che se mi sono tagliato un dito ho diritto ad avere 1 milione di euro di risarcimento. Quindi così come la legge stabilisce che in relazione al grado dell'invalidità viene attribuito un certo beneficio in misura fissa, in misura mensile, se si supera il 25% di invalidità, quelle somme vanno imputate in conto danno. È chiaro che ci sono alcuni casi dove queste somme, anche se capitalizzate, non sono idonee a compensare il danno. Immaginiamo il militare che lascia un genitore che è molto anziano, e quindi l'assegno vitalizio verrà, c'ha una ridotta residua speranza di vita, o lascia la moglie ma non viene dato nulla al padre, alla madre, alla sorella, questi sono casi e hanno un danno anche loro, iure hereditatis o iure proprio, o lasciano la figlia ai genitori, la figlia nata da poco, senza matrimonio, i genitori non percepiscono nulla eppure sono quelli che hanno sostenuto e più hanno subito il danno. Cioè ci sono tutti questi casi, poiché la legge generale è astratta, di cui il legislatore non è riuscito a prevedere. Quindi qui è necessario un intervento della magistratura per cercare di compensare dei vuoti. È quello che noi stiamo facendo e che abbiamo fatto. Bene, io credo che quello che potevamo dire in un'ora di trasmissione l'abbiamo detto. Io spero davvero che questo sia servito ad affrontare anche il suo caso e a cercare di risolverlo il prima possibile. Ringrazio tutti i presenti. Speriamo bene. Arrivederci. Grazie.